Il video del quale voglio parlarvi oggi è associato a una maledizione. Si dice infatti che chiunque parli di questo video, o anche solo ne senta parlare su YouTube, sarà perseguitato da una maledizione. Per spezzarla sarebbe necessario commentare la data del fattaccio del quale vi parlerò oggi. Se dovesse servire, ve la lascio qui. Sto ovviamente parlando del video 1444, tristemente passato alla storia come una delle pagine più buie di YouTube. Per farlo ho scelto qualcosa che si intonasse a tutto quello che faremo oggi. Questa maglia, infatti, è una tavola periodica a forma di Space Invader. E ogni singolo quadratino della tavola periodica è un classico dei videogiochi. Potete trovarla su Pumpling. In questo momento ci sono gli sconti in vista dell'estate del 50% su tutto il sito, ma potete risparmiare ancora di più utilizzando il mio codice sconto Gematria. Utilizzandolo, infatti, risparmierete e otterrete anche un paio di calze gratis. Ora però basta con le chiacchiere, mandiamo la sigla e poi andiamo a vedere più da vicino tutta questa faccenda del video 1444. Buonasera visualizzazioni e bentornate in questa nuova puntata di Sottobosco. Il video 1444 è rapidamente diventato virale su diverse piattaforme, tra cui YouTube e Twitter. Nonostante le versioni che stanno rimbalzando tutt'oggi da 5 anni su internet durano qualcosa come 17 secondi, la versione originale durava 2-3 ore. Nonostante questo, le versioni più brevi di 17 secondi si sono diffuse ampiamente, accumulando oltre 150.000 visual in pochi giorni, prima di essere rimosse dai moderatori di YouTube. Infatti, la storia, o meglio la leggenda di questo video maledetto, nasce nel momento in cui è riuscito a deludere ogni misura di sicurezza di YouTube. Infatti è stato caricato su YouTube da un canale chiamato semplicemente Gore e successivamente è stato condiviso su altre piattaforme. Apparentemente il motivo per cui è riuscito inizialmente a deludere i bot di YouTube è stato semplicemente a causa del nome. Essendo costituito infatti soltanto da 4 numeri, è stato molto difficile per i bot di YouTube riuscire a vederlo subito. È diventato oggetto di una leggenda urbana secondo cui il video sarebbe stato maledetto e secondo questa credenza chi guardava questo video sarebbe riuscito a spezzare la maledizione del ragazzo che ha fatto una brutta fine in questo video soltanto commentando la data in cui tutto questo è successo. Questa leggenda si è diffusa inizialmente tra gli utenti di lingua spagnola, aumentando ulteriormente la notorietà del video. Ci sono stati tanti utenti che su Twitter hanno cercato di mettere più informazioni possibili a disposizione di tutti, più che altro perché su questo video c'è veramente poco che si sa. C'è per esempio quest'utente chiamato Jackson che ha messo tutta una lista di post che intenderei anche leggervi. 1444. So che il video è ormai passato da qualche giorno e se ne è parlato a lungo, ma volevo soltanto chiarire alcune informazioni di base e i dettagli che ho raccolto. Il nome dell'uomo era Gleb Korablev ed era uno studente universitario di 18 anni a Mosca, in Russia. Ci sono molte traduzioni e persone che cercano di capire che cosa abbia detto, ma la maggior parte della gente non sa esattamente cosa gli sia uscito dalla bocca. Quello che ha confermato è che poco prima di premere il grilletto ha detto Nya e Paka, che significano addio in russo. La pistola che aveva era un fucile d'assalto e non un fucile a pompa. Il fucile completo è visibile prima che si sieda nelle versioni estese del video. Infatti mostra di avere un caricatore e una forma simile a quello di un assalto, simile a una K47 o una R15. Per quanto riguarda invece il motivo per cui c'è un ritardo tra il colpo e l'esplosione, la maggior parte dei fucili d'assalto è molto veloce nel fuoco e molto letale a distanza ravvicinata. Il motivo per cui Korablev ha fatto ciò che ha fatto è ancora sconosciuto, ma se alcune delle traduzioni sono corrette, sembra che stesse parlando con qualcuno, presumibilmente tramite il suo stream o attraverso il suo computer, dato che nessuno viene mai visto nel video. Questo è dovuto allo scetticismo riguardo al video. Molte persone non sanno se sia reale o meno e non lo prendono sul serio. Questo ha scatenato ovviamente tantissime creepypasta e meme. Per questo motivo le persone pubblicano le date 10/20/2019 o 10/19/2019. Non si sa come sia iniziato, ma si dice che se non commenti quei numeri sarai maledetto. Questo ovviamente è stato creato per spaventare le persone e non è niente che abbia una base. Penso che abbiate un attimo capito cosa è successo all'interno di questo video, ma adesso ci arriviamo più nel dettaglio. Gleb Korablev è stato un giovane studente universitario russo nato il 13 settembre del 2001. Il suo nome, come avrete sicuramente capito, è diventato tristemente noto a causa del fatto che il 17 ottobre del 2019 si sia...
su VKontakt, un famosissimo social russo. Durante la trasmissione, Gleb si è colpito la testa con un fucile semiautomatico Saiga 12 e questa live è andata avanti per 2 ore e mezzo prima dell'arrivo della polizia. Le motivazioni dietro questo gesto non sono mai state completamente chiarite. Si dice che già non stesse bene mentalmente prima e che quel giorno avesse litigato con la sua ragazza, cosa che probabilmente si è aggiunta a tutto quanto e lo ha portato a fare questo. Questa vicenda ha sollevato tantissimi dibattiti riguardo la responsabilità delle piattaforme di social nella gestione di contenuti estreme e sulla necessità di migliorare i sistemi di monitoraggio e moderazione dei contenuti per prevenire la diffusione del video. È una storia molto breve, ci si potrebbe allacciare a tantissime cose, come per esempio il fatto che questo ragazzo abbia citato Rina Palenkova e purtroppo, essendo su YouTube, non posso spingermi più di tanto in là nel parlarvi di chi è e soprattutto il perché in Italia siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di questo meme macabro di internet. Ve lo racconterei, ragazzi, ma ogni volta che anche soltanto accenno a questa cosa mi bloccano i video, quindi sapete perché non lo faccio. C'era un video di 30 minuti, un po' di tempo fa, in cui vi parlavo di tutta questa questione, però che bella l'Italia. Quello che sappiamo è che probabilmente questo video è nato da una complessa combinazione di fattori personali, fatti suoi, che hanno portato a questa tragica decisione. Dopodiché questo video è finito nelle mani di un edgelord, aveva quel canale YouTube chiamato Gore, e da lì il resto è storia. Il video 1444 però è un grande spunto innanzitutto per cercare di capire un po' la situazione riguardo i giovani che si tolgono la vita in quei paesi, perché non so se avete mai letto i dati, ma non è che siano esattamente rassicuranti. La Russia infatti, insieme più o meno a tanti paesi tutti là vicino, hanno una media molto alta per quanto riguarda il tasso dei decessi prematuri, chiamiamoli così. Su internet viene chiamato CTB, sesto Brit. In particolare la Russia ricopre l'11ª posizione, quindi è direttamente sotto la top 10 dei paesi del mondo in cui questo problema è proprio grave. E se vi chiedeste dove siamo noi siamo qualcosa come 67esimi, se non ricordo male, comunque sia ve lo metterò qui. Oltretutto, ragazzi, anche se questa puntata è stata relativamente breve perché di informazioni ce ne sono poche, ho anche aggiunto fin troppo secondo me, questo vuole essere anche un bel reminder per ricordarvi che non è necessario finire così. E non è necessario essere spinti a questa cosa, perché questo ragazzo, per quanto sia diventato una sorta di meme nei bassi fondi di internet, non è tanto diverso da tanti ragazzi che hanno le stesse idee, purtroppo, e che passano da queste cose. Fatevelo dare un consiglio, ci sono tante persone che cercano di sfruttare queste situazioni su internet e addirittura tanti guru che cercano di sottrarvi alle cure di chi ha studiato per curarvi. Il minimo pensiero brutto, troppo persistente che vi viene in mente, andatevelo a fare un controllo. Sì, in Italia costerà quella cinquantina, sessantina di euro a seduta, lo so che costa, purtroppo è una cosa per la quale stiamo combattendo tutti quanti. Questo però non toglie che sulla salute non si risparmia, soprattutto quella mentale. Cercate di curarvi prima che sia troppo tardi e soprattutto cercate di prevenire. Questo ragazzo probabilmente stava passando dei guai così grossi nella sua testa, ma che sarebbero stati probabilmente completamente risolvibili. Ci sono delle persone che hanno delle malattie terminali e riescono comunque a vivere molto felici perché sanno che il tempo a loro disposizione è poco. Non vuole essere un discorso di rispetto nei confronti di quelle persone, però vuole anche essere un discorso che ci sono persone che hanno il cancro all'ultimo stadio e comunque sorridono. È nostra responsabilità prenderci cura di noi stessi. Costerà quello che costerà, pazienza, i soldi si rifanno. Sarà una seduta in meno rispetto alle 4 al mese? Fa niente. Niente, se ne fa uno in meno, ma l'importante è fare sempre qualcosa. L'importante è anche prendersi cura di se stessi e cercare soprattutto, come vi dico molto spesso, ora non so la situazione di questo ragazzo perché purtroppo non c'è data sapere, ma io sono sicuro che nel momento in cui era su VKontakt, non so come dirvelo, ma sono sicuro che ci sia qualcosa di più sotto e sono sicuro che qualcuno gliel'abbia messa in testa questa cosa, o magari l'abbia letta da qualche parte. Insomma, c'è sempre il senso di responsabilità di quello che scriviamo, dobbiamo avere un po' di tatto quando siamo su internet, perché
non possiamo mai sapere se quello che abbiamo davanti, a causa delle cose che diremo, sarà il prossimo Gleb Korablev, ok? Se aveste bisogno di una mano pratica per sapere a chi rivolgervi e tutto quanto, potrei mettervi certo i numeri qui, però nel momento in cui si va sul pratico, vi parlo proprio per esperienza, quello che conviene è semplicemente informarvi tramite il vostro medico, tramite qualcuno comunque che sia sempre in quel giro lì, perché sicuramente vi sapranno indirizzare. Non c'è niente di cui vergognarsi, se vi rompete una gamba andate a mettervi il gesso, se vi rompete qualcosa a livello interno, diciamo, a livello di mente, è anche giusto metterlo lì, il gesso, e seguire delle cure. Che potrebbe anche essere semplicemente una terapia dialettico-comportamentale, quindi andate lì, vi fate una chiacchierata, riflettete su alcune cose, quello già è tanto. Ed è comunque più di quello che la media delle persone fa, quindi se volete un consiglio, cercate di prevenire una situazione del genere. Detto questo, penso che per oggi possiamo anche finirla qui. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio di avermi ascoltato e soprattutto vi do il benvenuto nel nuovo set di Sottobosco, perché finalmente stiamo finendo di aggiustare casa, di fare tutto quanto, quindi è casa mia e posso mettermi dove mi pare a fare video. A questo punto, ragazzi, io semplicemente vi chiedo cosa ne pensate qui sotto. Vi ricordo che qui sotto in descrizione avete tutto ciò che può servirvi, Pumpling, TikTok, Instagram, e noi ci vediamo alla prossima.